Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sandro, che conosce bene Berlusconi, a lui vorrei chiedere una cosa. C'è un'indiscrezione di Verderami che ha detto praticamente che la famiglia, intesa in senso ampio, no? Anche con Falonieri, Letta, insomma, abbiano chiamato la Meloni per tentare di correre ai ripari. Addirittura si parla di una telefonata di Pier Silvio. Che ne pensi? Non vedo cosa devo pensarne. Berlusconi ha dei consiglieri, alcuni dei quali sono anche suoi familiari, nel senso che sono degli importanti manager, che insomma è gente che ha sempre che lui ha sempre consultato per prendere le sue decisioni, e quindi immagino che in questi momenti questi personaggi abbiano voce in capitolo con Berlusconi, non con il Parlamento, con Berlusconi, cioè ognuno ha i consiglieri che ritiene di avere, e i consiglieri fanno il loro lavoro, che è anche quello di cercare di smussare gli angoli e di trovare delle vie d'uscita. Ma non può essere un rischio mettere all'angolo Berlusconi? Ma chiunque, sai, c'è il famoso detto, mai mettere all'angolo qualcuno, perché poi quando uno non ha vie di uscita è pronto a tutto. L'altro dice che l'animale ferito è più pericoloso di quello sano, quindi è ovvio che politicamente mettere all'angolo qualcuno non è mai una buona idea, ma io non credo che Giorgia Meloni stia mettendo all'angolo. Io credo che sia molto più banalmente e semplicemente un problema di due ordini. Il primo è generazionale, cioè la giovane leader. Un parricidio? Il famoso parricidio? No, perché, ma alla Meloni non conviene uccidere il padre. Sono cose che avvengono anche dentro dinamiche nel mondo privato, con le grandi famiglie, quando si tratta del passaggio di consegne. C'è un problema generazionale e c'è un problema... che per la prima volta c'è una donna capotavola. E questo non è semplice. Per Berlusconi non è semplice. Gad Lerner, no, per nessuno. Sì, scusa, mi interrompevo per ricordare che non lo avrà messo nell'angolo, ma lo fa andare. I suoi consiglieri l'hanno indotto a questo atto di contrizione, lo fa andare domani pomeriggio in via della Scrofa. L'anziano signore salirà le scali della sede che fu del Movimento Sociale di Almirante e che oggi è della Meloni. Mi sembra una cosa, non si fanno più i vertici del caminetto a Arcore o a Villa Grande. Sì, ma non capisco, deve prendere atto. Cioè, è ovvio, si prende atto. Canossa, che comanda Giorgia Meloni dopo che hai fatto uno sbaglio. Ma no, non è perché, ma io capisco che, come dire, vuoi umiliare o provare a umiliare, tanto non ci riesci, una vita che ci provi ma non ci riesci. Ma è che Berlusconi prende atto che la situazione è cambiata, ci ha messo un po' a prendere atto, pensava, aveva in testa un altro film, prende atto che la situazione è cambiata. E quindi è lui che va dal primo ministro, non è il primo ministro che va da lui. Ma non capisco dov'è l'umiliazione. Che è successo? Non c'è un canone. Che è successo? Dammi la...